10 punti di differenza, 73-63. Questo è il risultato finale per il ritorno casalingo della squadra catanzarese di basket, valido per la seconda fase dei playoff. Palazzetto gremito, giubilo per i tifosi, è un sogno che continua. Domenica si tenterà il tutto per tutto per riuscire in un'impresa che all'inizio sembrava improbabile. Cattani l'aveva detto, daremo il massimo. Il mister era fiducioso e loro, le giovani leve, non l'hanno deluso. All'andata una partita dominata fino alla fine e persa sul filo del rasoio per una manciata di punti. Oggi la dimostrazione che i numeri ci sono e si può arrivare in alto. Mister, dopo un primo quarto difficile, poi la squadra è venuta fuori e nel finale anche abbastanza bene. Sì, abbiamo avuto un primo quarto difficile. Forse per la tensione emotiva che avevamo della voglia di far bene. Poi la squadra piano piano ha ripreso a giocare secondo le sue regole, secondo le sue, il suo modo e abbiamo fatto onestamente una gran partita. Lo meritavamo, lo volevamo fortemente, volevamo andare almeno a gara 3 per giocarci tutto in una gara sola. Chiaramente sarà difficile perché giochiamo fuori casa. Come dire, la cabala dice che noi da Cireale purtroppo abbiamo sempre perso, anche se di pochi punti, mentre in casa abbiamo vinto quasi sempre bene, però ci proviamo. Da dove bisognerà ripartire per compiere l'impresa? Ma sicuramente dalla difesa, che è la nostra arma in più, sicuramente dal fatto che abbiamo voglia ancora di dimostrare che questo gruppo, nonostante la sfortuna, nonostante le assenze, ha voglia di continuare questo campionato. Un primo quarto difficile, poi insomma, grazie anche alle bombe di Cattani si è arrivati a questa vittoria. Vabbè, sicuramente loro volevano chiuderla oggi, quindi hanno cercato di imporre alla partita un ritmo abbastanza forte dall'inizio. Noi diciamo la sentivamo la partita, ce l'abbiamo preparata bene, però penso che grazie a me, grazie anche agli altri ragazzi, siamo riusciti prima a metterla di nuovo in parità e poi al terzo quarto andare avanti. Di solito ci riesce sempre bene al terzo quarto. Fiduciosi per gara 3? Sì, fiduciosi perché comunque le sensazioni della gara 1 erano quelle che era una squadra battibile. E noi purtroppo siamo un po' corti, nel senso che fare 3 partite una settimana e giocare sempre gli stessi è un po' dura, però non andiamo sicuramente per perdere.